Gormiti! Ragazzi, ce l'abbiamo fatta! Abbiamo recuperato gli ultimi frammenti del cuore del Titano! Questo vuol dire che la nostra avventura è finita! Sì! Stiamo tornando a casa! Finalmente! Non vedo l'ora di poter mangiare di nuovo il mio amato Slog! Non ne sarei tanto sicura! Dobbiamo ancora fondere tutti i frammenti, risvegliare Sol e dargli il cuore! Sì, il povero vecchio Sol non aveva un bell'aspetto l'ultima volta. Non è una vita facile quella di un millenario Lord dei Solark. Almeno non dovremo più affrontare quella montagna. No, andiamo! Possiamo farcela! Beh, allora che ne dite di entrare? Non volete tornare a casa? Mi sento quasi in colpa a svegliarlo. Aaron, Ikor, mettete le ultime alfasfere sull'altare. Magma, cristallo, i vostri amici perduti da tempo, oceano e cosmo. Wow! Guardiani, ci siete riusciti. Avete raccolto tutti i frammenti e fermato gli Eclipsion. Siete dei veri difensori di Gorm. Sta parlando di me? Avete sventato il piano di Eklos per controllare il Titano. L'ordine ha trionfato sul caos. È arrivato il momento di tornare a casa. Sì! Grandioso! Ma prima di andare, dobbiamo ricostruire il cuore del Titano. Il primo passo è quello di estrarre i frammenti dalle alfasfere. Palladium! Antium! Rhodium! Iridium! Wow! Per Gorm, rinchiuso lì dentro cominciavo ad avere il mal di schiena. Ottimo lavoro, soldati. Avete completato la missione. Riposo. Avete piantato i semi della pace. Congratulazioni. Ammetto che ho avuto i miei dubbi. Vero, Iridium? Iridium si sta comportando in modo un po' strano. Shh, guarda! Ora siamo pronti a ricostruire il cuore del Titano. Fantastico! Oceano, magma, cristallo e cosmo, ora sono di nuovo insieme. Il cuore del Titano è di nuovo completo. Non dobbiamo mai permettere che cada nelle mani sbagliate. Solark, il nostro compito è quello di rimanere sull'isola e tenerlo al sicuro dagli Eclipsion. Gormiti!